Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura la cronaca. È giallo per la morte avvenuta nella tarda mattina di oggi di un 21enne di Pescara, arrivato in condizioni gravissime all'ospedale Santo Spirito, ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è deceduto. Il giovane era stato rinvenuto ferito in un hotel sul lungomare sud di Pescara intorno alle 6. Scattato l'allarme sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane portandolo in ospedale. Il giovane, con vaste ferite alle gambe, aveva perso molto sangue. Ora i militari dell'arma stanno ricostruendo l'accaduto, anche con l'ausilio di alcune testimonianze. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che servirà per chiarire le cause del decesso. Cambiamo argomento e occupiamoci del Covid Hospital, riguardo il quale il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha denunciato la presenza di fibre di amianto nei pannelli esterni della struttura inaugurata solo poco tempo fa. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Pettinari, lei oggi denuncia che nei pannelli esterni dell'ospedale Covid di Pescara sarebbero presenti delle fibre di amianto. Beh, a seguito di segnalazioni ricevute dell'attività di sindacato ispettivo, ho posto subito delle richieste alla Regione Abruzzo circa l'eventuale presenza di fibre di amianto nei pannelli tamponatura esterni. Due lettere, non ho avuto risposta né dalla Regione né dal Comune di Pescara, sono stato costretto a fare una diffida. Solo a seguito della diffida la AS mi risponde con confermandomi appunto la presenza di fibre di amianto all'interno dei pannelli di tamponatura esterna dell'ospedale Covid. Io, se fossi stato al comando di Regione Abruzzo, al di là delle previsioni normative, non avrei mai consentito la realizzazione di un ospedale Covid sapendo che all'esterno vi sono appunto pannelli di tamponatura con fibre di amianto. E per la delicatezza della patologia legata al Covid e per la pericolosità delle fibre d'amianto. Al che cosa ho fatto? Ho presentato una nota dettagliata a Regione Abruzzo, alla AS, con tutta una serie di requisiti stringenti e puntuali. Uno, perché non si è proceduto alla bonifica, alla rimozione delle fibre di amianto prima della realizzazione dell'ospedale Covid, come avremmo fatto chiunque, come ragionevolmente avrei fatto io al comando di regione, ma chiunque. Due, se è stata prevista una somma all'interno degli oltre 10 milioni di euro per la realizzazione dell'ospedale Covid proprio per la rimozione e la bonifica dell'amianto, se hanno fatto le analisi sulla consistenza e il grado di pericolosità delle fibre di amianto, perché la normativa parla chiaro, dice se c'è un alto grado di pericolosità bisogna procedere immediatamente alla bonifica dell'amianto. Ho chiesto di conoscere appunto se è stato messo in atto un programma di formazione e informazione del personale sanitario e dei degenti, perché anche questo dice la normativa. Tra l'altro mi arrivano nuove segnalazioni dicendo che all'esterno dell'ospedale Covid vi sarebbe una scala antincendio inagibile e viene utilizzata la scala antincendio interna, e potete capire la differenza sostanziale dall'avere una scala esterna e una scala interna. Io l'avrei messa subito in funzione, avrei ripristinato la funzionalità. Mi si dice altresì che vi sarebbe un solo ascensore di piccole dimensioni all'interno del quale non entra un normale letto di degenza, e i degenti, i pazienti, quando devono essere sottoposti a TAC, a risonanze magnetiche, devono essere posti su una barella piccola che è l'unica che può entrare in ascensore, e potete capire il disagio. Mi si dice che laddove si dovesse raggiungere la capienza massima di posti letto non vi sarebbe nemmeno lo spazio necessario dei 2 metri tra un letto all'altro per far operare agevolmente il personale. Non sempre è stata utilizzata una barella a biocontenimento per il trasporto dei pazienti. Ecco, alla luce di tutto ciò io dico, sono indignato. Hanno fatto 2 inaugurazioni in pompa magna alle quali hanno partecipato tutti i politici, e poi ci ritroviamo a scoprire oggi, perché questa è una scoperta clamorosa, di avere comunque un ospedale i cui pannelli esterni contengono fibre d'amianto. Ecco, questo è un problema serio, a mio avviso. L'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì è stata ad Avezzano. Oltre alle tematiche della sanità locale, ha parlato della campagna anti-influenzale che in Abruzzo partirà il 1 ottobre con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Vediamo. La Verì ad Avezzano per parlare di sanità locale e regionale e di parto indolore, dopo l'impegno preso e assunto dall'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Avezzano. La colpa del ritardo della non partenza del servizio anche
anche nella struttura ospedaliera vezzanese, è in capo alla carenza forte di personale. L'attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha congelato ancora di più la disponibilità di risorse. Da settembre prossimo, però, dovrebbe esserci il semaforo verde, così come già c'è per l'annuale campagna anti-influenzale in Abruzzo, che la regione farà partire dal prossimo 1 ottobre e per la quale ha previsto uno stanziamento di risorse pari a 650.000 euro da destinare alle ASL. Quest'anno in Abruzzo la campagna anti-influenzale prenderà il via il prossimo 1 ottobre con un mese di anticipo rispetto a quanto avveniva negli scorsi anni. La scelta di partire prima è legata naturalmente all'emergenza Covid che ci ha imposto di accelerare i tempi rispetto al passato per quanto riguarda le vaccinazioni anti-influenzali. Questo soprattutto perché almeno nella fase iniziale i sintomi dell'influenza sono molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus. E ciò rende difficile la diagnosi, con il rischio di ritardare le cure o di sottovalutare il rischio Covid. Con una copertura vaccinale anticipata invece la diagnosi differenziale verrebbe agevolata. Con la delibera da me proposta e approvata dalla Giunta regionale viene introdotta una forte raccomandazione a vaccinarsi per i bambini tra i 6 e i 6 anni di età e per tutti i soggetti con più di 60 anni. A differenza delle precedenti stagioni, a queste fasce di vaccino sarà garantito a titolo gratuito. Forte raccomandazione, questo è un punto importante, a sottoporsi a profilassi vaccinale anche per gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private e anche per queste categorie la vaccinazione è gratuita. Per la campagna anti-influenzale 2020 la Regione ha stanziato un fondo di 650.000 euro destinati proprio alle ASL. Torniamo ora a occuparci dell'emergenza viabilità. Ha riaperto alle 5.30 di questa mattina, a doppia corsia su entrambe le carreggiate, il tratto dell'autostrada A14 Val Vibrata-San Benedetto tra Abruzzo e Marche, interessato da gravi disagi a causa dei cantieri e dei viadotti sequestrati. Autostrade per l'Italia, nell'ambito delle attività di riconfigurazione dei cantieri avviate dopo l'ok della Procura di Avellino, ha ripristinato la viabilità sul viadotto Colonnella. Contestualmente è stato rimosso lo scambio di carreggiata all'altezza del fornice nord della galleria Colle di Marzio, precedentemente necessario per consentire i lavori nel fornice sud. Si sono inoltre conclusi i lavori nella galleria San Marco Sud tra Roseto e Giulianova. Anche in quel punto è stato rimosso lo scambio di carreggiata tra i viadotti già riaperti in Abruzzo. Restano da riconfigurare i cantieri di altri 5 viadotti. Secondo il cronoprogramma di ASPI, sull'intero tratto abruzzese la viabilità a 2 corsie dovrebbe essere ripristinata entro il 31 di luglio. E ora alla politica, obiettivo ballottaggio per il candidato sindaco di Chieti Paolo De Cesare, che punta su una squadra giovane per le amministrative del 20 settembre. Da Cesare, oggi l'abbraccio con la città, prosegue la campagna elettorale, sempre più determinato ad andare avanti. Assolutamente sì, ho ricevuto tante proposte ma non mi sono piegato a queste e non le ho volute accettare, dritti per la nostra strada per un vero, reale e concreto cambiamento. L'unica coalizione realmente civica di questa competizione sarà la nostra, non ci sono consiglieri comunali uscenti, non ci sono persone che sono responsabili di questo declino e di questo degrado che ormai è sotto gli occhi di tutti. Lei non va con una bandiera di partito, questo può essere da un certo punto di vista rischioso secondo lei? Assolutamente no, perché dalla mia ho tanti cittadini, come potete vedere questa mattina, questo angolo di città è gremito di persone che vogliono un
concreto rinnovamento, una discontinuità che non sia solo sui manifesti e che non sia solo a parole, ma sia poi concretamente messa in atto. Io ho composto liste fatte di persone nuove che non hanno mai fatto politica. La lista Chiama Chieti, ad esempio, avrà 32 nomi, una media di 35 anni, tutte persone che non si sono mai candidate prima e non hanno mai fatto politica prima. Ci sono tanti giovani, lei punta anche proprio sulla linea verde, se così possiamo dire. Assolutamente, i giovani sono una risorsa, i giovani sono il futuro di questa città ed è giusto partire da loro. Il suo obiettivo in vista delle elezioni, si aspetterebbe, sarebbe soddisfatto di arrivare per esempio al ballottaggio? Sicuramente noi arriveremo al ballottaggio e di lì coinvolgeremo tutta la città, facendo partecipare la città a quello che è il nostro programma e il nostro progetto per il futuro di Chieti. Parliamo ora di ambiente. Vi è stato un sit-in ieri a Rocca di Mezzo contro la riperimetrazione voluta dalla regione del parco regionale Sirente Velino. Secondo la proposta della Giunta Marsilio, l'area protetta si ridurrebbe di 8.000 ettari. La Giunta Marsilio vuole ridurre il parco regionale Sirente Velino. L'area protetta, istituita nel 1989, secondo i piani della regione, perderà circa 8.000 ettari di territorio, che più o meno corrispondono a 4.000 stadi come quello adriatico di Pescara, tribune comprese. Il governo abruzzese vuole ridestinare l'area all'attività venatoria e a diverse azioni speculative. Secondo i promotori della riperimetrazione, questo consentirebbe lo sviluppo delle aree interne. Nel parco però sopravvive numerose specie protette, dall'orso al camoscio. Qui inoltre depongono le uova diverse tipologie di rapaci che rischierebbero di finire nel mirino dei cacciatori. Interesserebbe zone dove nidifica l'aquila reale, addirittura un nido di aquila reale sarebbe escluso da ogni forma di protezione e quel territorio tornerebbe aperto alla caccia, così come un nido di gufo reale, un nido di lanario, una specie di falcone protetto a livello comunitario, addirittura come prioritario, ce ne sono pochissime coppie in Abruzzo. Ebbene, la regione vuole tagliare proprio l'area dal parco, vuole escludere dal parco proprio l'area dove questa rarissima specie nidifica. Questo fa capire quando sia sconsiderato questa proposta di taglio, non basata neanche su presupposti scientifici, anzi è proprio all'opposto, perché appunto escluderebbe da un territorio protetto i siti di nidificazione delle principali specie protette a livello europeo. E certo non si può pensare che per andare dietro a qualche cacciatore che vuole vedersi riaprire quei territori appunto all'attività venatoria si possa far finire quel sogno di protezione della natura, che è un fatto assolutamente obbligatorio. Inizia la mobilitazione popolare. Ieri un presidio a Rocca di Mezzo davanti alla sede amministrativa del parco. Presenti movimenti per l'ambiente, partiti politici e liberi cittadini, con l'intenzione di bloccare la riperimetrazione e chiedere il rilancio dell'area protetta con maggiori investimenti. Credo che, come facemmo in passato, dobbiamo attaccarci come le cozze ai proponenti di questa cosa, perché l'unico modo per farli tornare indietro è che pensino di perdere più voti di quanti pensano di guadagnarne. Non abbiamo a che fare con dei gentiluomini e, siccome sono pure dei tamarri, non possiamo neanche usare gli argomenti dell'illuminismo, altrimenti non saremmo di fronte alla reiterazione di questi tentativi. Ora non mi vengano a dire che continuare a fare l'assalto ai parchi sia il futuro dello sviluppo dei nostri territori, perché oramai è sottosviluppato tutto dalle nostre parti. La due giorni di workshop in casa Sangritana si è conclusa con la presentazione di due nuovi locomotori che andranno a rinnovare il parco mezzi del trasporto merci su ferro. L'open day del 24 luglio è stato anche l'occasione per annunciare nuove 44 assunzioni. Presentati nella piastra logistica di Contrada Saletti a Paglieta, i due nuovi locomotori Sangritana, che entreranno in servizio sulla direttrice Melfi Foggia, destinati all'automotive. Si tratta di due locomotori a gasolio F Shunter 1000 che lavoreranno sulle tratte non elettrificate che congiungono Basilicata e Puglia, fino a portare i prodotti di Melfi sulla linea adriatica. Si conclude così da due giorni di workshop Sangritana Cargo Open Day, organizzato a Fossa Cesia dalla Sangritana e servito per fare il punto di quanto
quanto si sta facendo per le ferrovie abruzzesi. 4 milioni e 4 di investimenti per due locomotori, uno dei due alle mie spalle, investimenti in termini di infrastruttura. Ieri ricordavamo nel focus, l'abbiamo ricordato anche oggi, che Fossa Cesia, la stazione di Fossa Cesia di RFI, dove noi operiamo come operatori anche di manovra, oltre che di trazione, è stata portata a 750 metri il modulo, quindi vuol dire insomma una delle poche stazioni in Italia che può ricevere nello standard europeo treni così lunghi. Anche questo è un altro primato del nostro territorio. Segno evidente non solo della dinamicità dell'impresa, ma segno evidente anche del senso di appartenenza dei lavoratori, delle maestranze. La nostra è un'azienda molto piccola, siamo in 100 scarsamente. Le 44 assunzioni annunciate oggi con la disponibilità quindi del nostro azionista, che è sempre comunque la Regione Abruzzo insieme a Tua, ci danno ulteriore dimostrazione di quella che è la capacità di impresa di Sangritana, e nello stesso tempo continueremo a lavorare, come ho ricordato prima, con tutti i giorni con il sorriso. Arrivano i mezzi, arrivano soprattutto anche le piastre logistiche che consentono a quei mezzi di essere efficaci, di poter cioè caricare un numero importante di vagoni e di mezzi al servizio di tutta l'area industriale. Questo è la politica corretta, insomma, fare degli interventi coordinati. Sarebbe inutile acquistare mezzi se non ci fossero le banchine lunghe 750 metri che possano accogliere vagoni merci che siano competitivi e concorrenziali rispetto ad altre modalità di trasporto. Oggi le merci che passano su ferrovie sono solo il 5%, questo è un dato su base nazionale ed è una cifra troppo bassa per un paese moderno. Dobbiamo investire sulla ferrovia, dobbiamo investire sul cargo, dobbiamo investire su queste modalità di trasporto, ed è quello che la Regione sta facendo e continuerà a fare nei prossimi anni. A Pescara partirà da lunedì prossimo il servizio di free floating con l'affitto di monopattini con cui spostarsi per la città. Il progetto che va nella direzione della mobilità sostenibile è curato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Elbitz e Telepass Pay. Assessore, a Pescara sbarca il progetto del free floating, tanti monopattini da lunedì a disposizione della cittadinanza. Sì, inizia una nuova era che attesta Pescara a fianco delle maggiori città italiane che hanno sposato il progetto di micromobilità. Ricordo Milano, Torino, Roma, Bari, Verona, grandi città. Oggi a fianco a loro c'è anche Pescara. Di questo siamo davvero orgogliosi come amministratori, ma siamo orgogliosi di aver dato un servizio nuovo, innovativo, alternativo a tutta la cittadinanza. Io quello che ricordo è che questo non è un giocattolo, questo è un dispositivo che deve essere utilizzato in maniera corretta, in maniera prudente, rispettando le regole e rispettando l'incolumità propria di chi lo utilizza e delle altre persone che vivono la città. E deve essere utilizzato per gli spostamenti casa lavoro, per raggiungere il nostro centro commerciale, per l'attività di tempo libero, col concetto del free floating. Da lunedì inizieremo con 250 mezzi in sharing per arrivare nei prossimi giorni a una capienza massima di 500 mezzi. L'utilizzo è molto semplice, bisogna scaricare l'applicazione di Elbitz, bisogna registrarsi e da lì si potranno vedere dove sono posizionati i mezzi. Come funziona e quanto costa? Il costo è 1 euro lo sblocco e 15 centesimi al minuto l'utilizzo. In più Elbitz propone un abbonamento mensile di 29,99 euro per un utilizzo illimitato dei mezzi su tutto il territorio nazionale, quindi non solo a Pescara. L'utente di Pescara con l'abbonamento lo potrà utilizzarlo anche a Roma, Milano, Torino, Bari, in tutte le città dove siamo presenti. Monopattini che poi verranno lasciati nelle varie zone della città a disposizione di un nuovo utilizzatore. Certo, il servizio viene definito in free floating, ovvero a flusso libero, in quanto dentro un'area operativa che abbiamo concordato con l'amministrazione potranno essere utilizzati in maniera libera. Voltiamo pagina. Sindaci e amministratori dell'area ieri hanno risposto all'invito del neonato consorzio Rilancio Vestino, imprese e professionisti uniti per dare linfa al territorio e sfruttare l'ecobonus previsto nel decreto rilancio. Andrea Costantini.
Superare steccati e rivalità, mettersi insieme per rilanciare un territorio in sofferenza e sfruttare le novità previste dal decreto rilancio, ecobonus 110%. Si è costituito nei giorni scorsi il consorzio Rilancio Vestino, che associa imprese e professionisti dell'area interna del pescarese. Giovane il CDA, presieduto dal sindaco di Farindola e ingegnere Ilario Lacchetta, con il geometra Elio Ferrante, e imprenditori come Mary Di Blasio, Pietro Paolo D'Annunzio ed Emiliano Mezzanotte, che ieri si è presentato nella sede di Via San Francesco a Penne davanti a sindaci e amministratori di Penne, Loreto Prutino, Collecorvino, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Picciano, Elice e Moscufo. Il consorzio aiuterà imprese e cittadini del territorio a sfruttare incentivi e bonus per lavori sulle abitazioni inerenti efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricariche elettriche, riduzione del rischio sismico. È quello di fare un'economia di rete per mettere insieme le eccellenze del nostro territorio, tantissime piccolissime imprese ed artigiani che in questo modo possono avere la possibilità di fare i lavori al prezzo giusto, ben remunerati e senza pensieri dal punto di vista della cessione del credito verso intermediari finanziari. Quindi sarà il consorzio a garantire la qualità e la trasparenza di tutta la procedura, dallo studio di fattibilità fino alla cessione del credito. Agli amministratori intervenuti l'appello di sollecitare gli uffici a snellire le pratiche di accesso agli atti. È vero, sì, personale è poco e quant'altro, però va velocizzata perché è proprio la prima fase prima dello studio di fattibilità. Questo è il primo passaggio. Se non c'è questo passaggio da parte delle amministrazioni non si può operare con lo studio di fattibilità, perché la legge 110%, quello che mette come punto chiave di tutto è la conformità urbanistica. L'appello è quello di digitalizzare e velocizzare le procedure preliminari poi al lavoro vero e proprio. E quello poi di sensibilizzare tutte le imprese e tutti i cittadini a dare fiducia al consorzio per garantire al meglio questa progettualità. Il cittadino avrà la possibilità di riqualificare il proprio patrimonio architettonico a costo zero, chiaramente accedendo ai meccanismi del superbonus e della ristrutturazione. E l'impresa è quella di svolgere il lavoro in qualità con la garanzia del pagamento e il pagamento al giusto prezzo. Il passaggio del martelletto ha aperto il nuovo anno rotariano anche per il Rotary Club Vestini Penne Loreto. Per l'occasione è stata organizzata anche una cerimonia conclusiva per la raccolta fondi a favore dell'ospedale San Massimo di Penne. Lino Paci, nuovo presidente del Rotary Club Vestini Penne Loreto, sicuramente tante emozioni. Sì, tante emozioni, soprattutto appunto questa sera, perché come avete visto abbiamo organizzato questo evento di riconoscimento, del ringraziamento sia ai finanziatori del progetto ospedale Penne Covid, problema Covid, e anche agli operatori sanitari, medici, infermieri, Croce Rossa eccetera. Quindi l'emozione è doppia e come dire, il nostro spirito è proprio l'obiettivo è quello di creare servizi per il territorio, quindi dove c'è bisogno di aiutare, e quello che è successo nei mesi scorsi è stato proprio un esempio lampante. E devo dire, devo dare un bravo proprio alla nostra Clelia Cancelli, presidente appunto passato, che è veramente stata bravissima a organizzare questo progetto e anche altri progetti. Quindi adesso sarà difficile, dobbiamo cercare di continuare in questa ottica a creare appunto questi progetti, a coinvolgere le persone per così migliorare il territorio, quindi la vivibilità in questo territorio. Abbiamo definito un programma, ogni mese abbiamo un evento, almeno a volte anche due. Chiaramente non sarà semplice poi fare tutto, però cercheremo chiaramente di sforzarci per realizzare. Alla fine ogni evento quasi sembra la finalità di raccogliere fondi per un progetto, per supportare delle persone che sono più sfortunate, che hanno problemi di salute eccetera. Quindi speriamo anche quest'anno di andare in questa direzione, sperando che non sia per il Covid, ma che in generale possiamo così portare avanti progetti interessanti per il territorio. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che apriamo con l'imbarazzante disfatta del Pescara nella gara fondamentale
contro il Trapani. Altra brutta prestazione in trasferta per i biancazzurri, puniti dal gol di Luperini. Solo grazie a Fiorillo il Delfino evita una punizione ancora più severa. Lunedì, col retrocesso Livorno, il Pescara dovrà trovare la vittoria per evitare la retrocessione diretta, difendere il miglior piazzamento play-out e tenere acceso un lumicino di speranza per la salvezza diretta. Una sconfitta pesantissima che avvicina alla lotteria dei play-out. Al provinciale di Trapani il Pescara cede di misura e vede ormai più lontana la salvezza diretta, con due vittorie che potrebbero anche non bastare. Ora l'obiettivo minimo diventa quello almeno di mantenere il quintultimo posto a 180 minuti dal termine della stagione regolare. Ma le Memusciaie e soci in un finale di stagione da brividi. In terra siciliana è stato Vincenzo Fiorillo il migliore in campo e questo la dice lunga sul momento della squadra. Avvio promettente nonostante tutto del Delfino, che al terzo si vede con una punizione dei 30 metri di Clemenza che chiama carne secchia alla respinta con i pugni. Buon ritmo nei primi minuti di gara con gli adriatici ben messi in campo e ancora pericolosi al nono minuto con Bocic che in area in mezza rovesciata chiama il portiere di casa alla respinta. Al decimo fallo su Clemenza di Grillo appena dentro l'area di rigore siciliana con Baroni, che però non si avvede di tutto questo assegnando la punizione dal limite con l'ex juventino che chiama ancora alla respinta il portiere del Trapani. Ma alla prima occasione i padroni di casa trovano al tredicesimo il vantaggio con Luperini che di testa su cross di Colpani supera Fiorillo per il vantaggio dei Granata, che quasi senza volerlo sono avanti per 1-0. Per il Pescara gara in salita e 54esimo gol al passivo subito in stagione. La squadra di Sottil è chiamata ora a reagire, sembra invece accusare il colpo con la formazione di Castori che continua ad attaccare con Dalmonte che al 22esimo sul filo del fuorigioco chiama alla respinta il portiere del Pescara Fiorillo. La squadra ospite attacca e si scopre così al 27esimo sugli sviluppi di un angolo. Buongiorno di testa colpisce a botta sicura con il portiere del Pescara strepitoso che salva distinto. Rischia di affondare la formazione pescarese che però sfiora poi il pareggio al 35esimo quando su punizione Memusciai manca di pochissimo il bersaglio grosso. Si resta però sul vantaggio di misura per i locali. Il finale di primo tempo vede al 48esimo una conclusione dell'ex Pettinari dal limite con la parata di Fiorillo. Nel secondo tempo Sottile manda in campo Masciangelo per Crecco, al sesto punizione di Colpani che colpisce la traversa, al settimo ancora Trapani con Dalmonte che in area abruzzese mette di poco il pallone sopra la traversa. Male il Pescara in avvio di ripresa, visto che al 14esimo è di nuovo un miracolo di Fiorillo a negare a Luperini il gol del 2-0. Pescara in palese difficoltà e che rischia di crollare al cospetto della squadra di Castori, che sembra stare meglio anche da un punto di vista fisico. Il trascorrere dei minuti non agevola la squadra di Sottile, che poi gioca la carta Melegoni passando al 4-3-2-1. Al 25esimo c'è un tiro di Clemenza con Pirrello che tocca il pallone in area con la mano e con il direttore di gara che lascia però proseguire. Attacca ora la formazione abruzzese, forse tardivamente, con Pavone e Borrelli in campo e con un 4-2-4 che non cambia però le carte in tavola, con Carnesecchi che dice no a Borrelli al 48esimo prima del rosso diretto a Masciangelo. Per il Pescara è notte fonda con i play-out ora più vicini. Ancora calcio, dopo un anno a Pineto il difensore Ivan Speranza resta in Serie D ma rimane in Abruzzo. Sarà lui infatti a guidare la retroguardia del notaresco di Massimo Epifani, che ritroverà dopo l'esperienza in biancazzurro della passata stagione. Sono contento di essere arrivato qui, come hai detto tu, sto tanti anni in Abruzzo, quindi conoscevo il presidente, conoscevo la società, quindi una società sana, quella è la cosa importante, una società che fa calcio da tanto, quindi vengo qui, ho sposato questo progetto per aiutare la squadra a far bene. Il mister purtroppo poi abbiamo lavorato poco perché io ero appena arrivato e quindi stavo prendendo un po' la forma fisica, dato che ero stato fuori rosa a Teramo, poi dopo è stato esonerato il ministro, quindi però lo conosco da tanto, conosco i suoi metodi di lavoro e quindi diciamo è un vantaggio già per me. E la piazza, ho visto l'anno scorso, una piazza, una bella piazza, dove l'anno scorso purtroppo per poco, dato tutto questo casino che è successo, meritava ben atto per il campionato che hanno disputato.
Dopo tanti anni di Serie C, questo ancora un anno di Serie D, che campionato hai potuto vedere l'anno scorso? La Serie D è comunque un campionato importante, dove ci sono tanti, anche per le regole, tanti giovani forti, però tanti giocatori di esperienza che comunque come me magari scendono di categoria dopo, quindi è un campionato importante, quindi non è facile assolutamente. Conosco Tascilo, Bianciardi, sono stati insieme l'anno scorso, beh, gli altri conosco già di nome, quindi giocatori importanti, questo è una cosa positiva ovviamente, però sappiamo che sta poi tutto a noi e a dimostrare il nostro valore di campo. Annunciato una settimana fa, stamani è stato presentato il nuovo allenatore della Vastese, Massimo Agovino. Ascoltiamo le sue prime impressioni. Mi sento, se posso dire, a casa, anche se è una parola molto tosta da dire, no? L'accoglienza che mi ha riservato la società, Maurizio Sabelli e Nicola D'Ottavio mi ha riempito di gioia. Come sempre inizio con grande entusiasmo, come ho fatto sempre in qualsiasi parte dove ho lavorato. Non mi piacciono le fasi scontate, le fasi già fatte, ma è una realtà importante questa di Vasto. So di dover dimostrare, come ogni anno bisogna resettare e dimostrare, però siamo pronti, ripeto, il lavoro non mancherà, l'entusiasmo non mancherà e mi auguro che con questi arrivino anche i risultati. Io la prima volta che mi sono incontrato con la società ho detto: Vasto non può permettersi di fare una squadretta. Lo dice la storia, non dobbiamo forse neanche partire in pompa magna come è stato fatto qualche anno fa, magari illudendo le persone, bisogna lavorare seriamente, farlo con umiltà, però qualcosa nel mercato bisogna fare, anche perché so di tante uscite, non verranno riconfermati molti, perciò per fare una squadra degna della Vastese bisogna lavorare sia io che il direttore e la società per portare dei profili giusti per fare un campionato che mi auguro che ci veda, non dico da protagonisti sempre, però possiamo dire la nostra. Era l'ultima notizia, questo come gli altri servizi che avete visto nel corso di questo telegiornale potete recuperarli sul canale YouTube della nostra emittente o sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 19. Grazie e buon pomeriggio.